Vi siete mai chiesti cosa voglia dire essere una ragazza? Quanto tempo abbiamo a disposizione? Perché quando si tratta di questo argomento potremmo andare avanti per ore. Quindi sedetevi e rilassatevi. Parleremo delle cose buone, delle brutte e delle cattive. Non c'è niente di meglio di un pranzo con la migliore amica. Così ci si può aggiornare sugli ultimi pettegolezzi. Oh, aspetta un attimo. David sta venendo qui. Adesso! Ma sono con Betty! La splendida Betty con i capelli e il trucco sempre perfetti. Nessuna ragazza vuole che il fidanzato le si avvicini. Non succederà nemmeno stavolta. David sta arrivando. E allora? Per favore, puoi essere brutta per una volta. Va bene. Solo perché sei la mia migliore amica. Per prima cosa mi serve una felpa con il cappuccio. Ecco fatto. Adesso tocca allo chignon arruffato. Ai ragazzi non piacciono queste cose, vero? Almeno sono facili da fare. Ora sì che ci siamo. Sei sempre più disgustosa. Cosa ti sta succedendo alla faccia? Le sopracciglia in disordine tengono lontani gli uomini. Ok, hai delle sopracciglia davvero pazzesche. Addio, belle labbra rosse. Missione compiuta. E il tocco finale. È fantastico! Perfetto! Eccolo che arriva! Ciao, piccola. Ti ricordi la mia amica Betty? Wow, ma è umana? Il piacere è tutto mio, Betty. Nessun ragazzo ammaliato da altre bellezze a questo tavolo? Questo meme è esilarante. Chi potrebbe essere? E là! Grazie! Buona giornata! Sono 2 settimane che aspetto questo momento! Riesco a sentire il loro potere! Non sono bellissime! Così bianche, senza la minima traccia di sporco! Sono semplicemente perfette! Portiamo queste scarpette a fare un giro! Devo metterle in mostra, no? Anche a me stanno benissimo! Benvenute al mondo! Non voglio sporcarle! C'è sporcizia dappertutto qui fuori! Queste proteggeranno le mie preziose scarpe! Potrebbe non essere pratico, ma una ragazza deve essere pronta a tutto! Fin qui tutto bene! Peccato che abbia già finito i fazzoletti. Credo che ci sia ancora una cosa da fare. Alzare i piedi. Questa luce è fantastica. Il mio Instagram sta per esplodere. Sto scattando delle foto stupende con queste angolazioni. Oh mio Dio. Non c'è nessuno in giro, vero? Vado! Questo bolide mi farà avere un numero incredibile di like! Sembriamo fatte l'una per l'altra, vero? È così sexy! Cosa abbiamo qui? Ehi, bella signora! Ti va di bere qualcosa stasera? Questo è un servizio fotografico per una persona sola, maleducato! Aspetta un attimo! Questa è una macchina per una persona sola, tesoro. Beh, questa è la cosa più imbarazzante di sempre. Sì, assolutamente. Questa cucitura è veramente fastidiosa. Lana, attenta a quel ragazzo! Cavolo, che brutta scena! Oh, quel tipo sta bene. Devo andarmene da qui. Questi jeans mi stanno davvero uccidendo. Devo darmi una sistemata qui dietro. Ah, che sollievo.
Beh, un buon modo per uccidere l'atmosfera, eh? Solo un ultimo tocco finale. Non c'è niente di troppo luccicante, vero? Così dovrebbe bastare. Sarà meglio che mi dia una mossa. Lucidalabbra extra, il mio biglietto del cinema e sono a posto. Buon divertimento, signorina. Solo uno, per favore. Si goda il film, signorina. Questo film ha ricevuto recensioni incredibili. Ma nessuno ha detto che era così triste. Perché il cagnolino è così malato? Oh no, ecco che arrivano le lacrime. Accidenti, quel trucco non è impermeabile, vero? Vorrei avere dei fazzoletti in questo momento. Ok, sembra che sia finito. Devo rimettermi in sesto. Arrivederci. Go! Ah! Che c'è? La mia faccia? Che cosa vuoi dire? Accidenti! Le mie lacrime devono aver rovinato il trucco. Non tornerò mai più qui. Che diavolo è successo là dentro? Che bella giornata per chiacchierare con un'amica. La giornata ideale per una passeggiata. E quando si ha una bella storia da raccontare, una breve passeggiata si trasforma in una lunga passeggiata. Vuoi ancora camminare? Ai, 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 ai. Queste scale mi uccideranno. Ci siamo quasi. Ecco il caffè. Pensavo che non saremmo mai arrivate. Andrò alla toilette. Io intanto ordino qualcosa da bere. Che giornata per indossare questo vestito. Come sono messa? Le irritazioni non sono uno scherzo. La mia pelle è così irritata. Ho bisogno del talco per bambini ora. Forse ho qualcosa che potrebbe funzionare. Andiamo. Grazie al cielo. Ho con me il borotalco. Questo asciugherà l'umidità. Ferma. Gli abiti sono belli. Ma le cosce che bruciano, non tanto. Finalmente l'irritazione si è fermata. Cosa farei senza questa roba? Ecco le tue crostatine alla frutta. Ehi! Arrivo, Lana! Cosa hanno le gambe di Betty? Forse mi sono fatta un po' prendere la mano. Ragazza, stai bene? In ogni modo, le mie cosce sono fantastiche. I miei capelli sono così lisci stamattina. E la mia pelle sarà ancora più bella. Le ragazze hanno sempre le migliori creme, eh? Ah, questa roba è fantastica! Oh, sì! Buongiorno! Perché è così felice al mattino? Sono sempre così stanca. Va bene, facciamo un po' di stretching. È il momento di dare una lucidata ai denti. Betty? Oh-oh! Sicuramente non andrà a finire bene. Ah? Che strano questo dentifricio. Ha un sapore disgustoso. Questo non è il mio dentifricio. E allora che diavolo è? Mi sono appena lavate i denti con la crema per le mani. Devo andarmene da qui. No! Sul serio? Me ne torno a letto.
A meno che tu non sia una ragazza, non hai idea di quanto le cose possano diventare imbarazzanti. Riesci a ricordare altre situazioni imbarazzanti tipiche del mondo femminile? Magari qualche ragazzo là fuori può raccontare la propria storia imbarazzante. Beh, l'infelicità ama la compagnia, no? Condividete le vostre storie nei commenti. E se non l'avete ancora fatto, ecco altri video da non perdere. E non dimenticate di iscrivervi al nostro canale.